Buonasera amici, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video svuota la spesa da Conad, che non vendi oro ma lo fai pagare tale praticamente. Ho preso pochissime cose, ho speso quasi 100 euro e sono pochissime cose. Però c'è da dire che tre di queste erano già 10 euro l'una, quindi poteva anche starci come prezzo. Allora, ho preso delle birre, le ho già messe in frigo, che si raffreddano perché sono le 7:30 di sera. Vorrei cenare con una birretta stasera, che faccio serata sgarro. Ho dovuto prendere detersivo in polvere, ammorbidente e il disgorgante. C'ho la doccia che mi sta facendo impazzire, ho provato a pulirla con l'acido citrico, a buttarci dentro comunque cose più naturali possibili, ma si vede che i miei capelli hanno fatto un ingorgo assurdo e metto la retina e quindi disgorgante preso. Tre cosine molto al volo che non sono nel cibo. Shampoo solido, allora preferisco altri tipi di shampoo solidi, ma ricordo che quando avevo i capelli più o meno di questo colorino, molto spenti e quasi del tutto scarichi, questo qui aveva avuto una piccola svolta, quindi l'ho ripreso. Due dentifrici, io prendo questi qua della Curaset. Allora, mi trovo molto bene, so che hanno un costo un pochino elevato per essere dei dentifrici, perché questo costa quasi 8 euro, 9, e questo 8. Però sono gli unici due con cui mi trovo veramente bene. Uno è un coadiuvante nel ridurre la sintomatologia irritativa della mucosa orale, e a me serve perché mi si secca tantissimo la bocca. E l'altro invece contribuisce a mantenere le gengive in buono stato, soprattutto in caso di arrossamento o tendenza al sanguinamento. Io sanguino soltanto che mi guardi con le gengive, quindi questi due sono top. In più, devo essere sincera, preferisco prendere questi qua perché i tubetti sono in metallo, l'unica parte in plastica è questa qui del tappo, e sapete che dove posso ridurre la plastica cerco di farlo il più possibile, e questi due top. Passiamo al cibo. C'era la pasta de cecco in offerta. In casa avevo già la molisana integrale, però ho preso anche questa qui classica della de cecco. Ho preso due pacchi di fusilli e uno di mezze penne. Non so voi, però a me piacciono un sacco le mezze penne. Le preferisco a quelle normali, e di quelle normali preferisco le lisce, specialmente classiche con un pochino d'olio e senza troppi condimenti. Mi piacciono un sacco. È arrivata la nostra assistente, ma voi non la vedete. Il tuo cibo è già stato preso. È già stato preso, già messo via, non in questo svuota la spesa, ma hai 4 miliardi e mezzo di chili di crocchette là sotto. Non mi riesco ad inselare così, che cosa vuoi? Poi, fette biscottate integrali. Ne avevo ancora un pacco, ma l'ho preso visto che ho fatto la spesa, almeno un pochino di scorta non fa mai male. Farina per la pizza. Ho preso questa qui della Caputo, perché ho fatto una ricetta per una pizza stramorbida, un pochino alta e viene super bollosa, e con questa farina mi è venuta fantastica. Se vi interessa magari facciamo un video con la ricetta assieme, perché è una ricetta veramente facile. Non devi impastare perché ti basta un cucchiaio, ed è pronta con 3 ore di lievitazione. Fantastica, si può usare anche a farina 00 normale, ma questa qui della Caputo di tipo 0 secondo me è venuta ancora meglio. Per la colazione ho preso la marmellata ai frutti di bosco senza zuccheri aggiunti della Zueg. Queste qui della Zueg mi piacciono tantissimo, quelle senza zuccheri aggiunti secondo me sono perfette, perché già la frutta è zuccherata, e quando capita, esempio adesso c'avevo in casa quella confettura della Più Gusto, non mi ricordo, comunque era quella del Tigros, buona, ma ne serve veramente una punta, perché se ne metti troppa a me nausea, sono troppo dolci. Queste qui invece riesco a tollerarle di più e mi piacciono. E ho preso questa qui ai frutti di bosco perché voglio fare una ricettina che c'è sul ricettario di Harry Potter. Ci saranno molti video su Harry Potter, ve ne dovrete fare una ragione. Sempre perché devo fare delle ricettine che ci sono su quel libro, perché ci sarà una piccola festa, poi si avvicina Pasqua, qualche dolcino ce lo possiamo concedere. La crema spalmabile, sempre senza zuccheri, della Valsoia. Questa ha un costo un pochino più alto, ma va bene, ci può stare. E questa qui per i dolci che farò per Pasqua, secondo me, andrà più che bene. Passiamo al salato, quindi momento cene. Ho fatto un pochino di scorta di tofu, perché l'avevo completamente finito, non ho guardato la scadenza, benissimo. Ah no, vabbè, è lunga, benissimo. Due confezioni di tofu. Ho preso questo qui della Verso Natura, perché mi piace molto. Quindi due di questi qui della Verso Natura, straconsigliati, perché secondo me sono ottimi. In più con le marinature prendono un sapore fantastico. E il seitan, sempre della Verso Natura. Di questa linea ho provato anche il tempeh,
Ma posso essere sincera? O sono io che ancora non sono bravissima a cucinarlo, ma il tempè, questa cosa qui, non mi fa impazzire. Sarà che si sgranula tutto e non mi piace la consistenza, però. Se avete qualche ricetta da consigliarmi per il tempè, scrivetemela nei commenti che proverò a farla. Magari cambio la mia idea su questa pietanza. Poi c'erano in sconto questi qua, la linea 100% vegetale della Planted, e li ho presi tutti e tre per provarli. Questi qui sono senza additivi, 100% vegetali e hanno un gusto pazzesco, perché io ho già provato questo qui al gusto kebab e avevo fatto proprio una piadina kebab tempo fa e mi era piaciuto tantissimo. Questo qui praticamente è un alimento di origine vegetale a base di proteine di piselli. È buonissimo, ha un sapore speziato al punto giusto e mi ricordava molto molto lontanamente il sapore del kebab, però come alternativa secondo me è ottimo. Gli altri due li devo ancora provare. E sono un po' curiosa. Ho preso queste cose visto che si avvicina anche Pasqua, dovevo trovare le mie alternative alle grigliate e a tutto il resto, quindi voglio provarli e se vanno bene, magari li riprendo per quel periodo. Ho preso anche gli straccetti al gusto barbecue e i bocconcini alla mediterranea. Questa sono super super curiosa di provarla perché queste qui come un'insalatona tipo la Caesar salad è un'ottima alternativa vegetale secondo me. Immancabile ogni volta che vado al Conad lo prendo, anche se preferisco prenderli al Lidl quando sono in sconto. Questi al pomodoro, lo dirò sempre, sono i miei preferiti. Non c'è niente da dire, sono buonissimi questi hamburger. Ho preso dei panini integrali che ho già messo a congelare. E il cheddar. Ho preso il cheddar perché stasera penso come serata sgarro di farmi un bel hamburger. Perché sto mangiando sempre la pizza ultimamente nelle serate sgarro, quindi stasera hamburger sicuramente. E ho preso il cheddar. Qui ci sono sentimenti contrastanti. Quando si fa l'hamburger, c'è chi preferisce la sottiletta, chi vuole le Edamer, chi vuole magari un formaggio tipo la fontina, le sottilette cheddar. Voi che tipo di formaggio o formaggio alternativo preferite quando fate gli hamburger? Arriviamo al dunque. Sappiamo tutti che non sono andata a fare la spesa al Conad solo perché dovevo prendere delle cose che mi mancavano, ma bensì in questo periodo al Conad con la spesa sono tornate le figurine di Harry Potter. Non potevo non andare a prenderle, cioè dovevo farlo. E in queste bustine adesso abbiamo anche i bollo libro. Praticamente in ogni bustina troviamo un bollino da applicare sul foglietto che ci rilasciano loro e una volta completati 20 bollini abbiamo in regalo un libro. Non che mi interessi particolarmente il libro in sé, ma voglio provare a completare una collezione perché non ci riesco mai. E con quello che ho speso mi hanno dato 6 bustine. Quindi è meno di una bustina ogni 10 euro perché io ho speso 80 euro e me ne hanno date 6. Peccato. Le spacchettiamo. Ed eccoci qua, spacchettiamo e qui abbiamo il libretto dove poter mettere i bollini. In teoria se c'è un bollino per ogni dovremmo avere almeno 6 bollini. Vi ricordo che non sono riuscita a prendere l'album perché non ce l'avevano, quindi iniziamo soltanto scartando e sperando di non trovare troppi doppioni. Primo personaggio abbiamo Cho Chang ed è la numero 2, ma sono carte figurine. Ah, sono carte, non figurine, infatti sono in cartone, non vanno incollate, quindi sarà un giornalino dove si infilano. Boh, ok. Al secondo posto l'abbiamo già incontrata, Dolores Umbridge. Penso che lei faccia più paura di qualsiasi film horror prodotto finora. Andiamo avanti, questo che cos'è? Ah, questa è la bandiera del Quidditch dei Tasso Rosso, quindi ci sono anche oggetti, non soltanto personaggi in questo. Qui abbiamo un bollino, ce l'abbiamo. Lo snaso! Lo snaso! Lo snaso è in assoluto una delle mie creature fantastiche preferite. È un fetente? È un cleptomane. Abbiamo qui anche George Weasley, uno dei miei personaggi più amati, insieme a suo fratello, ovviamente. Neville Pachock, numero 3. Malocchio Moody. Allora, per l'assurdo è uno dei personaggi che adoro di più e che allo stesso tempo però non è il personaggio che adori all'inizio. Perché il personaggio che vai ad adorare in realtà non è Malocchio, ma è Barty Crouch Junior. Quindi è un controsenso, però poi lo adori lo stesso quando lo conosci. Altro bollino. Picket! L'asticello! Ma quanto è dolce Picket!
Io ho tra l'altro preso i calzini sia di Pickett che dello Snaso e le amo, mi piacciono un sacco, sono super morbide. Zio Vernon. In quanti vorrebbero avere uno zio come lui? Fleur de la Cure, la nostra vela preferita. Ecco, una cosa che non mi piace però è che nei film non raccontano niente delle vela. Cioè, spero che nella serie TV ne parlino, magari potremmo fare un video più approfondito che parla proprio della serie TV e di quello che vorremmo vedere all'interno, perché questo è un dettaglio che secondo me deve esserci nella serie TV. Ginny Weasley. Allora, posso dire che secondo me è un personaggio un po' insulso, cioè non lo so, non mi fa impazzire, forse è l'unico Weasley che non amo, non so bene come spiegare, però Ginny... Cioè, ok, forte, fa degli incantesimi bomba fantastici, nessuno lo può negare, però come personaggio dovevano approfondirlo di più, secondo me. Terzo bollino, il Demiguise. Demiguise è bellissimo, il Demiguise è bello, 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 perché comunque ha un potere fantastico. Abbiamo proprio lui. È da descrivere? È da descrivere questo personaggio? No, non penso proprio. Edwige! Oh! Uno dei traumi più grandi della mia crescita. Sibylla Kuman. Io adoro questo personaggio, a parte che l'attrice è fantastica, ovunque la metti è una bomba di attrice, ma mi piace un sacco il personaggio di Sibylla. È dolce, un po' ingenuo, vive nel suo mondo, mi piace tantissimo. Quarto bollino, il Graphorn. Posso dire che questo qui mi ha fatto penare in Hogwarts Legacy, posso dirlo. Imponente, enorme, maestoso, terrificante, mi piace. Cioè, diciamo la verità, Harry Potter lo guardiamo principalmente per quello che dirà Ron, perché, parlando dei film ovviamente, è Ron. Ron non è la simpatica spalla, Ron regge tutto il film insieme ad Hermione praticamente. Le Rumpent. Quanti si sono innamorati di questa scena con le Rumpent e Newt Scamander? Cioè, le scene di Animali Fantastici secondo me sono incredibili. E il fatto che non vadano avanti mi fa girare le scatole, perché di tutti i tre film le cose più belle sono proprio queste. Il titolo, Animali Fantastici. Tutta la storia dietro potevano fare secondo me un altro tipo di film e incentrare Animali Fantastici su Animali Fantastici, non la storia di Grindelwald, Silente e così via. Dovevano fare Animali Fantastici per Animali Fantastici. La dolcezza di Newt con le creature, il legame che riesce a creare, sarebbe stato secondo me già un film apprezzatissimo solo per come empatizzava con loro. Tutto il resto secondo me è andato a perdere un sacco nel film. Ok, posso fermarmi qui, non ve ne mostrerò più nessuna. Io amo, amo, amo follemente questo personaggio, Sirius Black. Io l'ho amato nelle descrizioni del prigioniero di Azkaban nel libro e quando l'ho visto nel film comunque è straazzeccato. Il personaggio di Sirius Black, l'attore, l'ha fatto benissimo. A parte che è un attore pazzesco, ma l'accuratezza non ha eguali. Quinto bollino, quindi un personaggio che ami e che non capisci allo stesso tempo. La domanda è una sola, perché? Dobby, Dobby, Dobby. Sfido chiunque a dire che non ha pianto in questa scena. La bacchetta di Harry, la signora grassa. Ultimo bollino, non mi ricordo come si pronuncia, ma quanto è bello. La scena in cui lo liberano dal circo e la bellezza di questo animale. Vorrei farvi notare che ho aperto 6 pacchetti di carte di Harry Potter e non ho trovato neanche un doppione. Cioè, non è mai successa una cosa del genere. Mai, 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 mai. Arrivati a questo punto, io vi direi di lasciare qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova serie dedicata a Harry Potter e Animali Fantastici di Conrad e se anche voi avete deciso di collezionarla. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me fino a questo punto e vi chiedo di lasciare un like per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video.